Food Attraction 2020, ci troviamo allo stand dell'azienda agricola Borgo Antichi Orti e siamo in compagnia di Marco Ranocchia, il suo amministratore. Marco, benvenuto sugli schermi di OrecaTV.it. Grazie, è un bel benvenuto, grazie, grazie. Marco, che cos'è Borgo Antichi Orti? Allora, Borgo Antichi Orti intanto è un quartiere, un borgo medievale, nasce nel 1444 a un monastero benettino. Il monastero aveva già extramenia, cioè fuori dalle mura della città di Assisi e sotto il sacro convento di San Francesco. Da distinguere convento da monastero, perché i frati fanno azione conventuale, i monasteri fanno azione invece monos, da monastero. Lì vi erano ortuli atterrazzati che i monaci coltivavano per dare ospitalità ai bisognosi di cure e ai bisognosi perché avevano bisogno di mangiare, quindi erano a beneficio delle popolazioni fuori dalle mura di Assisi per poter fare sussistenza alimentare, e da lì nacquero l'ortulo concluso, cioè dentro il loro spazio avevano sia le parti officinali che le parti invece vegetali per poter cucinare, mangiare e sostenersi. E voi quindi che cosa avete realizzato? Allora, intanto 5 anni di lavoro e abbiamo rimesso in piedi il monastero. All'interno del monastero troviamo anche come albergo diffuso 12 suite per 30 posti letto di buon livello, anzi a un alto livello. Una locanda dove si mangia cultura culinaria monastica e tradizionale, rivisitata ovviamente in chiave moderna. Poi abbiamo un interrato dove abbiamo un centro congressi per 250 persone, una scuola di cucina che la chiamiamo lab alimentaria, un lab alchemico dove facciamo alchimie, e un bar spagirico da cui ci siamo ispirati, cioè la spagiria, che è l'alchimia del 1400 venuta da Paracelso, con cui noi realizziamo drink e realizziamo anche estratti che vedete alle mie spalle, fatti con alambicchi in vitro. E questo è il motivo per cui tu sei qui e noi incuriositi ci siamo fermati per chiederti che cosa presentate qui a Beer and Food Attraction. Oh, presentiamo la parte terminale, cioè botaniche, verdi, spezie ed erbe essiccate, opportunità di essere trasformati in drink, quindi in un'elaborazione di alto livello per fare degli homemade esclusivi, perché elaborando con oli essenziali e con acque idrolate si creano dei profumi e degli aromi unici. Sappiate che il vetro è l'unico elemento con cui si fanno estratti per andare in vena, perché è purissimo, non è acciaio, non è rame, quindi da questo vengono fuori ovviamente estratti purissimi. Marco, alle nostre spalle ci sono appunto alcune essenze e alcune materie prime da cui vengono estratte queste essenze. A chi vi rivolgete nello specifico? Allora, intanto proprio per antonomasia ai mixologist, cioè ai barman più avanzati che utilizzano homemade molto particolari di grande pregio per poi migliorare le loro proposte nelle loro attività, ma anche per gli chef, alla stessa stregua l'olio essenziale o l'acqua idrolata finisce anche nelle pietanze. E allora Marco, per tutti coloro che sono dall'altra parte e che magari non hanno avuto il tempo o la possibilità di passare per questa manifestazione o magari per il vostro stand, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto diretto con voi e chiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Allora sì. Il capostipite del progetto è Planet One, quindi è www.planetone.it, trovate tutte le informazioni sul Borgo Antichi Orti, perché è una Planet One in camp, cioè facciamo dei camp nei nostri ortuli
botanici con cui facciamo tutte queste attività di formazione per gli operatori del settore. Grazie per la collaborazione e a prestissimo. Grazie a voi e intanto buona visione di questi filmati che stanno facendo. Grazie.